Buongiorno. Buongiorno a tutti, io sono Giorgio Pogliotti, sono giornalista del Sole 24 Ore, mi occupo di mercato del lavoro. Accanto a me ho il direttore generale di INAIL, Andrea Tardiola, e niente, oggi parleremo del lavoro che mi aspetto. Ne parleremo appunto con voi, con i vostri colleghi. E quindi chiamo qui sul palco subito, perché voi oggi siete i protagonisti di questa giornata, Mia Fezzardi, che è dell'Istituto Tecnico per il Turismo Garda Scuola. Prego. Guarda, cominciamo così, occupate i puff dalla sinistra. Sofia Bertoldi, dell'Istituto Tecnico per il Turismo De Carnieri. Silvia Donati, dell'Istituto Tecnico Economico e Tecnologico Carlo Antonio Pilati. Poi Samantha Carè, dell'Istituto di Istruzione Lorenzo Guetti. Mirella Cogiocari, dell'Istituto Tecnico Economico Antonio Tambosi. Giulia Jager, dell'Istituto Tecnico di Primiero, Corso Tecnico Economico per il Turismo. Buongiorno. Sara Mattè, invece lei laurea magistrale in Management della Sostenibilità del Turismo, qui dell'Università di Trento. Buongiorno. Poi Antonio Ferraro, l'unico ragazzo, prego, anche lui laurea magistrale in Management della Sostenibilità del Turismo. Siamo in attesa invece che arrivi un'altra vostra collega. È arrivata Federica Jobstreisbiz. Ho delle difficoltà nella pronuncia. Federica, aiutami. Ecco, Federica Jobstreisbiz, giusto? Grazie Federica. Istituto di Istruzione Marie Curie. Allora, fatemi solo introdurre brevemente, oggi parleremo del lavoro che mi aspetto. Come sapete, in questa nostra epoca ci sono due fenomeni che stanno caratterizzando in maniera pervasiva questa fase storica, che sono appunto da un lato la digitalizzazione, e quindi voi pensate all'intelligenza artificiale, l'impatto che potrà avere sulla nostra esistenza e soprattutto sul mercato del lavoro, quindi dovremo reinventarci tante professioni. E l'altro aspetto è invece appunto il climate change, i cambiamenti climatici e quindi il tema della sostenibilità, della green economy, fenomeni appunto che avranno un impatto immenso su tutte, diciamo, l'agire quotidiano di tutti noi, ma sul futuro creano anche un'area di incertezza e questo caratterizzerà anche molto il mercato del lavoro, le professioni che verranno. E noi oggi parliamo di appunto, voi siete tutti un settore che è il turismo sostenibile, che sicuramente quindi ha un impatto, su cui questi due fenomeni hanno un impatto diretto. Tenete conto, ecco, solo per darvi un paio di pillole, noi siamo in una fase del mercato del lavoro espansiva. Tutti gli organismi, diciamo, gli istituti di ricerca concordano sul fatto che il mercato del lavoro c'è una forte domanda di lavoro. Il grosso tema è la difficoltà di trovare le competenze necessarie. Cioè le imprese ogni 100 assunzioni per 40, più di 40, faticano a trovare le competenze necessarie. Ecco che quindi è fondamentale due aspetti vorrei evidenziare. È fondamentale che ci siano percorsi di studio in qualche maniera coerenti con quello che sono anche le necessità produttive del territorio. E questo sarà uno degli aspetti anche di cui parleremo oggi. E l'altro aspetto è fondamentale che la formazione scolastica sia anche fatta di esperienze di lavoro, il tema dell'alternanza, eccetera. Quindi per soddisfare questa domanda in evasa, diciamo, di lavoro da parte dei datori di lavoro, questi sono due aspetti chiave di cui poi parleremo oggi appunto in questa nostra mattinata di lavori. Allora, la cosa, diciamo, su cui vorrei iniziare, quindi iniziamo con Mia Fezzardi, faremo due giri, quindi il primo giro chiederò di parlare massimo 5 minuti, quindi abbiate pazienza se poi a un certo punto vi interromperò, ma per dar modo a tutti di parlare. Quindi, Mia Fezzardi, io ti chiederei innanzitutto di darci così le motivazioni che ti hanno spinto a trovare appunto questo percorso, a iniziare questo percorso. Tu sei praticamente in quinta
se non sbaglio, quinta A, quinta B sono le due classi. Sì, esatto. Ecco, esatto. Ma poi mi interesserebbe molto sapere le esperienze formative che hai avuto in questo periodo. Prego. Perfetto, intanto vi ringrazio per l'opportunità di essere qui oggi. Inizio col dire che le motivazioni che hanno spinto me, ma anche i miei compagni e credo un po' tutti noi giovani, a scegliere una scuola che si proietta poi sul mondo del lavoro e che offre l'opportunità soprattutto di sperimentare e affrontare delle esperienze più pratiche, ecco, sia sicuramente il fatto di aver acquisito già in partenza delle competenze e delle attitudini diverse rispetto a magari quelle che una scuola richiede, che sono un po' più teoriche, ecco. Io dico per la nostra scuola, e in particolare sicuramente una scelta è stata quella dello studio delle lingue. Noi studiamo tre lingue straniere, tra italiano, tedesco, spagnolo o anche francese, e quindi sicuramente c'era questa curiosità di apprendere altre lingue rispetto a quella italiana. Poi anche l'opportunità di viaggiare, di conoscere oltre al nostro territorio anche altri paesi a livello nazionale e internazionale, e che poi si sono svolti sì e no, anche sicuramente per quanto riguarda l'emergenza Covid ovviamente siamo stati un po' limitati sotto questo aspetto, però sicuramente è stato rilevante per la scelta del percorso di studi che abbiamo intrapreso. E parlavo prima di competenze e attitudini, sicuramente per affrontare una scuola di questo tipo, che è quindi improntata sul turismo, sulla comunicazione, ci vogliono delle skills, diciamo, che sono quelle che riguardano l'apertura mentale e una sensibilità rispetto a quelli che sono i cambiamenti che ci riguardano ogni giorno sempre di più, e quindi acquisire una consapevolezza diversa e capire effettivamente quali saranno le sfide che dovremmo cogliere, che dovremmo affrontare. Sicuramente questo farlo con determinazione e resilienza, quindi trarre vantaggio da quelli che sono i rischi, quelli che sono i punti di debolezza, e farne di questi un'opportunità. E io credo che la scuola che stiamo frequentando adesso, che abbiamo frequentato, insomma, ci aiuti assolutamente ad approfondire queste cose, ad aiutarci anche ad affrontare quello che sarà poi il futuro che ci aspetta, ecco. E per quanto riguarda invece le esperienze formative che abbiamo fatto, sono sicuramente in linea con quello che ho appena detto. Noi abbiamo, come Garda Scuola appunto, abbiamo partecipato a diversi incontri, abbiamo potuto sperimentare diverse attività che riguardavano il turismo, soprattutto il turismo sostenibile. Abbiamo partecipato a questo incontro, questo progetto, diciamo così, che è il progetto DOTS in collaborazione con Trentino Marketing. È stato quello, diciamo, più significativo, perché ci ha proprio formati per diventare degli esperti del settore, e però in un'ottica che è quella sostenibile. E quindi dopo una serie di incontri con gli esperti del settore, quindi per citarvi qualcuno, ci siamo interfacciati con gli esperti dell'Agenda 2030, piuttosto che con gli esperti del Muse, Alfio Ghezzi, che è lo chef stellato, che si occupa sempre di attribuire al suo lavoro il concetto di sostenibilità. E siamo andati in campo all'Hotel Le Fay a Pinzolo, insomma abbiamo aperto la nostra mente a questo che è appunto la volontà di cambiare e di vedere cos'è il mondo sostenibile, ciò che è il nuovo turismo sostenibile. E l'abbiamo fatto sia collaborando tra di noi, cosa fondamentale, che riteniamo almeno noi fondamentale, ma anche soprattutto grazie alla collaborazione degli esperti che abbiamo incontrato.
Oltre a questo, che ripeto è stato il più significativo, abbiamo avuto l'opportunità anche di fare dei viaggi all'estero, viaggi studio all'estero, e, oppure anche semplicemente stare sul territorio e quindi andare a lavorare in APT piuttosto che in agenzia viaggio, negli hotel come receptionist. Insomma, abbiamo fatto delle esperienze che sono trasversali a tutto il settore turistico. Ecco, ognuno ha provato una cosa differente, ognuno si è trovato bene in maniera differente, sicuramente ci ha fatti crescere. E questo è, noi lo riteniamo fondamentale, perché va bene stare in classe e apprendere le nozioni che sono quelle base, però è fondamentale anche saper poi mettere in pratica queste cose che si imparano dietro i banchi, e noi abbiamo avuto appunto l'opportunità di farlo, siamo molto fieri di questo sicuramente. Grazie Mia, grazie, molto interessante. Sicuramente un aspetto chiave è questo che dicevi tu adesso, tra le tante spunti di riflessione, cioè imparare facendo, quindi non diciamo superare questa, no, questa barriera tra l'esperienza scolastica in classe e l'esperienza anche che si può fare lavorando, on the job, come in tanti altri paesi, penso alla Germania, fanno tanto tempo, cosa che voi appunto state facendo. E allora appunto Federica, perdonate, prima Sofia, terzo tecnico, no, economico, anche a te chiedo appunto Sofia se le motivazioni che ti hanno spinto, e parlaci anche tu delle esperienze formative che state facendo, prego. Buongiorno a tutti, mi chiamo Sofia Bertoldi e sono qui per rappresentare l'Ivo De Carneri, che è una scuola principalmente a indirizzo turistico, ma ci sono anche altri indirizzi che sono l'odontotecnico e il biotecnologico. Io sono stata spinta a scegliere questa scuola perché ritengo che sia una scuola oltre molto valida come insegnamento delle materie, ci siano delle materie molto utili come l'insegnamento delle lingue straniere, quindi l'insegnamento dell'inglese, del tedesco, dello spagnolo, e alcune classi ancora studiano russo. Ci sono anche altre materie come il diritto e l'economia. Quindi hanno un'impronta un po' più di cittadinanza, che ci insegnano un po' più a quella che è la nostra società. E ritengo molto importante anche le esperienze di alternanza. La nostra scuola appunto ci dà molta possibilità di poterle praticare sia nel territorio italiano sia in quello trentino, ma anche molte attività di alternanza all'estero. Ad esempio, io e alcuni miei compagni quest'estate andremo in Germania, in Austria, oppure nei paesi del Mare del Nord, dove faremo dell'esperienza di reception oppure staremo in sala, e penso sia molto importante sfidarsi e decidere di partire per vedere anche altre realtà, altri stili di vita e futuri. E invece ci saranno altri miei compagni di classe che rimarranno in Italia e in varie città come ad esempio Firenze, Pisa, anche loro a lavorare in strutture ricettive, e anche questa penso sia importante perché comunque il turismo italiano è la principale fonte di PIL, e invece altri rimarranno nel nostro territorio e saranno esperienze importanti anche queste. Grazie. Grazie. Provo che molto importante anche quello che hai detto rispetto alle esperienze all'estero, perché è un modo anche per vedere come si lavora negli altri paesi e portarsi anche questo patrimonio di conoscenze poi a casa, e poi probabilmente voi avete anche un'età che vi consente anche di avere una disponibilità, non so quante di voi, anche a fare delle esperienze poi più
più durature, insomma, anche magari all'estero, formative o proprio lavorative. Ecco. Federica, vorrei che ci parlassi del progetto Talk Future, perché mi sembra, quindi al di là di cosa ti ha spinto a intraprendere questo percorso, però sono molto interessato perché mi sembra un progetto molto innovativo. Prego. Buongiorno a tutti, mi chiamo Federica e sono la studentessa dell'Istituto Marie Curie, indirizzo tecnico, economico e turistico. E il progetto TikTok Future è un'attività che ci è stata proposta l'anno scorso, quindi durante il quarto anno. Durante il mese di aprile è un progetto che è in collaborazione con Appa e Muse, ovvero due partner molto importanti per la città di Trento. È un'attività che il quale argomento principale sono i cambiamenti climatici. E infatti negli ultimi anni è cresciuto l'interesse per questo argomento sia tra la gente comune, ma soprattutto per le nuove generazioni che appunto si stanno rendendo conto che questo è un argomento da non sottovalutare, da prendere in considerazione. Il progetto consisteva nel creare dei reel, ovvero dei brevi contenuti coinvolgenti, video coinvolgenti, su appunto il tema della sostenibilità e dei cambiamenti climatici. Il progetto ha coinvolto circa 100 studenti di diversi istituti, appunto l'Istituto Marie Curie ha partecipato. Questi studenti sono stati, dopo aver partecipato ad una prima parte di preparazione ai temi principali, per esempio dell'Agenda 2030 oppure appunto del cambiamento climatico in generale, sono stati divisi in piccoli gruppi e appunto hanno proseguito la realizzazione di questi reel sui macro argomenti dell'energia, dei viaggi, dei trasporti, dell'alimentazione e della moda. E con il mio gruppo ci siamo focalizzati sull'argomento dell'alimentazione e principalmente sull'argomento dei prodotti tipici locali e a chilometro zero e di quanto sia importante preferire questi prodotti a quelli industriali e quindi aiutando anche l'economia locale e mangiando comunque prodotti genuini e prodotti non trattati. In questo progetto siamo stati seguiti da due esperti, Paolo Lima, ovvero un giornalista che da sempre si occupa associazioni che appunto mirano alla salvaguardia dei diritti umani dell'ambiente, e invece da un'altra ragazza, una grafica, che appunto ci ha insegnato anche alcune tecniche di editing e di grafica. Personalmente parlo anche a nome della mia classe, è un'esperienza che ci ha colpito positivamente in quanto è un argomento appunto quello del cambiamento climatico molto rilevante che negli ultimi anni sta diventando sempre più importante e che ritengo insomma sia importante approfondire e rendere consapevoli anche altre persone che questo argomento insomma debba essere affrontato, sì, approfondito, risolto. Esatto. Certo. Ecco, questo. Certo, quindi comunque un'esperienza, vuol dire che c'è stato a monte un lavoro di informazione sul contenuti. Esatto, sì. Poi a valle che poi si è riversato, sì, nella produzione di questi video. Avete dato una diffusione sui social? Che tipo, esatto, di diffusione? Sì, abbiamo usato il social media TikTok, che negli ultimi anni sta appunto diventando sempre più importante e lo stanno utilizzando sempre più persone, sia giovani ma soprattutto anche adulti, e quindi appunto è stato utilizzato TikTok proprio per far arrivare questo messaggio a più gente possibile. Avete avuto feedback da parte degli utenti, dei ragazzi che hanno visto questi Sì, si possono ancora vedere i nostri video, uh-huh, i nostri reel appunto sia su TikTok che anche su Instagram, e sì, appunto è anche una bella esperienza questa, perché si può cioè si vede poi quello che è stato realizzato in concreto, lo si può vedere appunto in concreto, e quindi anche il fatto che gli altri persone possano vedere quello che è stato realizzato è una bella cosa, insomma. Considerando che siamo in streaming, quindi oltre a questo
platea di 250 ragazzi, saranno anche altri da casa, dal computer potranno vederti, quindi questo può essere un invito per, come per vedervi su TikTok, cosa bisogna... Basta digitare TikTok però con la C, cioè TikTok. No, no, ma questo, a questo ci arrivo nonostante, no. Nonostante l'età. No, sì. Perché il social si chiama proprio TikTok con la K, invece il progetto è TikTok con la C. Ah, e ecco, quindi, il nome del progetto, perfetto. Appunto basta digitare TikTok Future. Bene. E vedrete appunto i reel. Ottimo. Ottimo, bene. Bene, beh, interessante perché sicuramente... Ti prendi giustamente la tua dose di applausi ed è interessante, per il nostro, sicuramente anche la sensibilità delle nuove generazioni su questi temi che poi sono importanti per tutte le generazioni, sicuramente è importante, è interessante vedere come poi avete realizzato questi video, come avete portato la vostra sensibilità proprio nella realizzazione di questi prodotti. Grazie. Silvia Donati, anche a te, da te vorrei sapere appunto cosa ti ha spinto a fare questa scelta, poi vorrei sapere anche se hai fatto anche delle esperienze all'estero ecco, rispetto anche al tema degli spostamenti eccetera, se ti spaventa l'ipotesi di, non so, anche di poter fare esperienze formative o lavorative all'estero. Prego. Ok, allora io sono Silvia Donati e rappresento l'Istituto Tecnico Antonio Pilati di CLES. Ho scelto il turistico, il settore turismo, perché inizialmente volevo fare il linguistico per imparare le lingue, però volevo anche imparare qualcosa di più e mi attirava tantissimo l'economia, il diritto, allora mi sono lanciata su quello e devo dire mi è piaciuto tanto, anche perché a me piace tanto viaggiare, infatti grazie a dei progetti della provincia, in particolare l'Erasmus Plus di MuseSmart, sono andata a Valencia in Spagna e ho fatto 5 settimane di tirocinio. E tirocinio che in realtà era un po' distante rispetto al mio settore, che io faccio ovviamente il turistico, però io sono andata a lavorare con i bambini, quindi sul settore umanistico, e volevo provare un qualcosa di nuovo, ho chiesto io, e di cambiare un po' rotta. E in realtà viaggiare non mi spaventa, infatti ho scelto questo indirizzo anche per questo, perché volevo viaggiare, voglio insomma conoscere posti nuovi, e credo che comunque sia una buona opportunità per uscire dalla propria zona di comfort, per maturare, crescere e conoscere anche nuove persone, nuove mentalità, nuove culture. Sono stata in famiglia, ho conosciuto persone fantastiche, ancora ci risento, cioè, anche tipo persone da americane, persone da tutto il mondo, perché comunque Valencia è una città relativamente grande, con davvero persone che vengono in vacanza, ma anche a studiare da tutto il mondo. Quindi... Cosa ti porti con te di questo, come bagaglio di esperienza sul piano formativo? Cosa ti ha lasciato? Allora, sicuramente il miglioramento della lingua, perché 5 settimane in cui puoi solamente parlare spagnolo, stando anche in famiglia, e sicuramente quella è una grande conoscenza e l'ho migliorata tantissimo. Anche proprio saper conversare con persone diverse ogni giorno, perché ti trovi in una realtà completamente diversa, devi anche saper parlare, devi saper sì, essere capace di conoscere nuove persone e metterti in gioco sempre. Fuori dalla tua comfort zone, hai detto, cioè fuori anche dalla famiglia per quelle settimane, dovendo cavare da sola, e questa è anche quindi un'esperienza formativa proprio a 360 gradi, nel senso che anche sul piano proprio della... No? Perché anche quando avevo dei problemi non potevo chiamare mia mamma, i miei amici erano troppo distanti, dovevo sapermela gestire oppure parlare direttamente con le persone del posto, quindi magari la famiglia, e si impara così, uscendo dalla zona di comfort, certo. È l'unico modo per crescere. Giusto, è vero, si cresce, questa è una parola chiave, giusto? Brava, giusto? Samantha, tu sei istituto di istruzione Lorenzo Guetti, che quindi una zona molto ampia che comprende anche zone molto turistiche, penso Madonna di Campiglio, se non sbaglio, insomma, quindi dal global torniamo un po' al local, no? Al territorio.
anche a te, diciamo, ecco, questo ha influito il fatto di essere cresciuta in queste aree sulla tua scelta del percorso appunto scolastico, e poi cosa intendi fare dopo? Proseguire gli studi o andare subito a lavorare? Prego. Buongiorno a tutti, mi chiamo Care Samantha e rappresento l'Istituto di Istruzione Lorenzo Guetti di Tione di Trento e volevo ringraziare gli organizzatori per avermi dato questa possibilità di parlare oggi a questo evento. E io non vivo, diciamo, nella zona di Madonna di Campiglio, ma vivo dal lato opposto, diciamo, delle Valli Giudicarie, e perché abito proprio sul confine tra Lombardia e Trentino, e comunque è una zona turistica, però molto differente rispetto appunto alla zona Madonna di Campiglio Pinzolo, perché è un piccolo paese sul lago e non è formato da strutture ricettive, diciamo, come hotel, però più campeggi, e io ho potuto fare anche un'esperienza di alternanza scuola-lavoro in un campeggio come receptionist, e ho potuto, diciamo, comparare questo tipo di turismo, che devo dire è differente. Però mi ha aiutato a fare la scelta, appunto, anche la zona dove abito io, a fare la scelta del turistico, perché essendo un istituto tecnico mi ha potuto dare, diciamo, l'opportunità in questi 5 anni di scegliere se poi continuare con lo studio universitario accademico o se entrare subito nel mondo del lavoro. E anche perché a me è sempre piaciuto viaggiare sia in Italia che anche all'estero, e volevo scoprire il meccanismo, diciamo, che si celava dietro i viaggi, le strutture ricettive, però anche la comunicazione con gli altri, imparare le lingue, perché noi studiamo anche 3 lingue straniere, che sia spagnolo, inglese e tedesco. Una particolarità degli istituti tecnici è proprio l'opportunità di fare alternanza scuola-lavoro, e io l'estate scorsa ho partecipato insieme a Silvia al progetto Erasmus Plus promosso dalla provincia, e sono andata anche a Valencia a lavorare, però io diciamo che mi sono più attenuta al mio percorso di studi e ho lavorato in un hotel per 5 settimane, e mi ha aiutato tantissimo anche lì a scoprire come lavorano all'estero in modo differente e scoprire comunque di più la lingua, la cultura. E era la prima volta che andavo all'estero, quindi andarci da sola all'inizio mi faceva un po' di paura, però una volta che si è lì si impara, diciamo, ad essere un po' più autonomi e a formarsi appunto come persone, a scoprirsi e diciamo ad essere anche più espressivi, imparare anche a parlare con gli altri e a scoprire, ad ascoltare gli altri. Però quando sono tornata in Italia non mi sono fermata, perché diciamo questa esperienza in Spagna mi ha portato ad avere più voglia di lavorare, e quindi sono passata, diciamo, dai mari ai monti e sono andata a lavorare a Madonna di Campiglio, sempre un'esperienza inizialmente di alternanza scuola-lavoro in un hotel come receptionist, e anche lì ho potuto davvero comparare i diversi tipi di turismo, che sia quello che avevo fatto inizialmente in un campeggio nelle mie zone, quello in Spagna, quindi un turismo più internazionale, e quello a Madonna di Campiglio, un turismo montano. E lì mi ha aiutato anche per avere un posto di lavoro post diploma, quindi le esperienze di alternanza scuola-lavoro penso che siano fondamentali da realizzare, sia per formarsi come persone, anche per avere un aiuto post diploma. Certo, e cosa vorrai fare adesso, quando, visto che tu sei praticamente sei la quinta, no? Quindi... Sì, mi sono dimenticata di rispondere a questa domanda. Mi sono già iscritta, diciamo, all'Università di Trento, però facoltà giurisprudenza. So che non è molto collegato con il mio settore, diciamo, il settore del turismo, però comunque nell'indirizzo abbiamo le materie di economia, diritto, certo. E diciamo che nel mio percorso formativo mi sono appassionata a queste materie, e comunque non è detto che io facendo giurisprudenza vada ad abbandonare il turismo, perché certo, posso sempre, diciamo, c'è sempre una correlazione, posso sempre decidere appunto di mantenere, e poi ovviamente potrò continuare a fare esperienze nel mondo del turismo, e questa penso che il fatto di affrontare l'università di giurisprudenza non per forza debba togliermi questa, diciamo, voglia di continuare nel mondo del turismo. Anzi, assolutamente. Puoi approfondirla, prego. Avrai modo di approfondirla, e probabilmente avrai anche altri stimoli, per cui potrai comunque, ci sono 1000 sfaccettature, poi quindi anche il turismo può essere considerato tanti aspetti, anche per esempio dal piano del diritto, quindi ci mancherebbe. Comunque...
porti tutto il tuo bagaglio di esperienze, le tue esperienze lavorative, formative. Sì, assolutamente, quindi utilizzerò sempre, esatto, il diploma che poi avrò con questo indirizzo. Esattamente. Allora, sullo stesso filone, Mirella, anche Mirella è la quinta classe, quindi siamo praticamente, anche per te c'è il tema, da un lato, le motivazioni che ti hanno spinto qua e che cosa poi intendi fare. Se non sbaglio tu, dalla breve scheda che mi è stata mandata, peraltro stai pensando di spostarti a Milano, ecco. Quindi spiegaci un po' anche queste motivazioni delle tue, non solo perché hai intrapreso questo percorso, ma perché quali sono le motivazioni che ti spingono a spostarti per il futuro. Prego. Allora, io sono Mirella Cogiocari, rappresento l'Istituto Tecnico Economico Tambosi qui a Trento e io ho scelto di fare un turistico perché soprattutto mi piacciono le lingue e comunque viaggiare, quindi penso che è un istituto che mi possa permettere, mi dia queste possibilità. E io ho scelto di continuare il mio percorso universitario iscrivendomi al corso triennale Turismo Management e Cultura di Milano. E questo corso è caratterizzato da un programma molto ampio e completo e che mi potrà anche permettere di conoscere i vari aspetti del turismo sotto molteplici prospettive. E appunto Yulm è rinomata per il suo approccio pratico all'apprendimento e quindi durante il corso di turismo potrò anche partecipare a vari stage e progetti aziendali dove appunto potrò migliorare le mie capacità pratiche e anche mettere in campo quello che avrò già studiato in aula e così magari anche creare una rete di contatti professionali nel campo del turismo. E appunto la IUM si trova a Milano, che è una città visitata ogni anno da milioni di visitatori, soprattutto anche in seguito all'Expo di Milano del 2015, e quindi questo ha portato a far conoscere e apprezzare Milano anche dal punto di vista turistico. E per l'appunto molti scelgono Milano per visitare varie mostre, anche ad esempio quella che attualmente si sta svolgendo a Palazzo Reale di Leandro Erlich, che è l'unica tappa in Italia, ma scelgono Milano anche per magari partecipare a vari concerti. E credo che studiare Milano è un contesto ideale in cui studiare come i vari aspetti del turismo si riescono a integrare tutti insieme e come anche riuscirò poi a studiare come anche questi eventi vengono creati, come riescono a realizzarsi. Milano è anche una città cosmopolita e multiculturale, quindi è piena di alberghi, di agenzie di viaggi, ma anche di eventi come anche la Settimana della Moda, che si svolge due volte l'anno, oppure il Salone del Mobile, che è una fiera internazionale, una fiera molto importante a livello mondiale. E per l'appunto Milano riesce ad attirare molti turisti non solo per gli eventi ma anche semplicemente un negozio attraverso mettendo magari i prodotti in modo inusuale nella vetrina, riesca ad attirare i turisti e anche quindi a portarli ad acquistare un prodotto creandogli per loro un'esperienza unica, come ad esempio anche la creazione di un profumo personalizzato, un rossetto personalizzato. Tornando però della IUM, per l'appunto è molto conosciuta anche perché i docenti sono molto competenti nel settore e appunto raccontano la loro esperienza con gli studenti, e oltretutto la IUM ha anche un approccio multidisciplinare. Questo significa che io, oltre a studiare nello specifico il turismo, potrò avere anche competenze in altri campi come ad esempio il marketing oppure le lingue straniere, ma anche la gestione aziendale. E oltretutto un altro motivo che mi ha convinto a iscrivermi a questa università è il fatto che, secondo il rapporto di Alma Laurea 2022, a un anno dalla laurea il 69,1% dei laureati in laurea triennale e il 76,2% laureati in magistrale riescono a inserirsi molto bene nel mondo del lavoro, e a 5 anni invece il tasso sale al 91%. Poi in futuro vorrei anche iscrivermi al corso magistrale di Hospitality and Tourism Management, che è questo corso caratterizzato da una didattica attiva, dove il 70% delle lezioni è caratterizzato da laboratori didattici, simulazioni, vari progetti in stage sia all'estero che in Italia, ma anche sul campo. E la caratteristica di questo corso è anche il fatto di poter svolgere un anno in Italia e un anno in America e di conseguenza riuscire anche a ricevere un double degree, quindi la doppia laurea. Penso anche che andare comunque a vivere a Milano, proprio cambiare proprio lo stile di vita, e comunque è una città molto, molto conosciuta per la sua notorietà, per le sue possibilità che dà, e quindi questo mi porterà ad avere molti vantaggi ed opportunità soprattutto nel campo lavorativo. Grazie. Posso personalmente farti complimenti per la chiarezza espositiva che avete avuto tutti, voglio dire, ma le idee chiare che ha questa ragazza, i dati
supportate da dati, per cui i dati di Alma Laurea, eccetera. Quindi avere un approccio molto pratico, molto, come dire, con i piedi per terra, quindi complimenti a tutti finora, grazie. Perché devo dire, se stai preso. Però vedo un approccio molto legato, una visione, diciamo, del tuo futuro molto legata anche a aspetti pratici, cioè appunto gli sbocchi occupazionali, e supportata da dati concreti, quindi molto importante. Milano qui, interessante questo cambio, questa volontà di cambiare, vedi Milano, le infinite possibilità che può offrire. In bocca al lupo. Grazie mille. Viva il lupo, ma in bocca al lupo. Bene. Questo a proposito di chi dice che i giovani stanno con, no, la testa tra le nuvole, insomma, ecco, li state, ragazze, li state smentendo, ecco, questi luoghi comuni. E Giulia, siamo all'Istituto Superiore di Primiero, è corso tecnico economico per il turismo. Tra l'altro mi hanno detto prima dell'organizzazione ci sarà una iniziativa a sorpresa, ma che io ignoro, trattandosi di una sorpresa. Avete costituito una cooperativa formativa scolastica. Ecco, questo. Ci puoi parlare un po' del progetto, al di là delle esperienze, insomma, che hai fatto in questi anni? Sei nella quarta classe. Mi interesserebbe sapere questo progetto biennale di sviluppo di un nuovo prodotto che avete lanciato appunto d'estate. Prego. Buongiorno a tutti, sono Giulia Jager, la presidente della cooperativa Primiero 360 gradi. E prima di iniziare volevo appunto darvi questo piccolo omaggio che riguarda la nostra cooperativa. Adesso vi diranno un po'. Grazie. Grazie mille. Allora, noi ragazzi della classe quarta turistico dell'Istituto Superiore di Primiero ci siamo costituiti come cooperativa formativa scolastica nel febbraio 2022, in seguito ad un percorso di collaborazione con la Federazione delle Cooperative Trentine. E appunto oggi siamo qui al Festival dell'Economia per parlarvi di questo progetto che abbiamo svolto finora. Il nostro progetto è di durata biennale e si è basato sullo sviluppo di un'idea che potesse costituire una sorta di nuovo progetto per il nostro territorio, e abbiamo appunto deciso di fare questo volo vincolato in mongolfiera. Un volo vincolato? Sì, perché la nostra valle non ha la possibilità di fare un volo turistico, ma solamente vincolato, quindi up and down. Dopo aver esaminato diverse proposte, abbiamo deciso di collocare l'evento all'interno della manifestazione Tonadico, Paese dei Balocchi, specificatamente dedicata ai bambini, ai ragazzi, e quest'anno dedicata proprio al tema dell'aria. Per il progetto è stato adottato un approccio di problem solving, quindi una metodologia didattica educativa concreta alla realizzazione di problemi che si trovano all'interno di un percorso. Primiero 360 gradi utilizza un approccio attivo e cooperativo, in quanto i ruoli sono stati divisi in base alle proprie competenze, abilità e inclinazioni. Nel nostro percorso ci siamo trovati più volte ad affrontare problemi riguardanti svariate tematiche, come ad esempio la scelta del logo, la scelta del nome e anche la scelta dei ruoli stessi. Naturalmente il viaggio di mongolfiera è di per sé già un'esperienza unica, stimolante, una di quelle cose da fare almeno una volta nella vita. Quindi un'ulteriore parola chiave che posso dare a questa esperienza è turismo esperienziale, che permette di connettersi col territorio a livello umano ed emotivo, instaurando fin da subito un legame fra soggetto e natura. Come cooperativa ci siamo anche impegnati a fornire un piccolo contributo per dare un punto di vista a quello che è considerato sicuramente il più grande evento primerotto, che è appunto dedicato all'infanzia. Durante il percorso siamo stati anche affiancati da locale azienda di promozione turistica al fine di affrontare tematiche inerenti al marketing turistico. E come ad esempio abbiamo affrontato l'analisi SWOT per mettere appunto a fuoco i punti di forza e le eventuali criticità del nostro progetto,
e allo scopo appunto anche di creare un video promozionale da diffondere poi sui canali social, in particolare Instagram. E avete fatto quel video? Non ancora, perché lo faremo alla fine di tutto il progetto. Ok. In linea anche con il rinnovato interesse che propone il nostro istituto sulla sostenibilità, in particolare quella di carattere sociale, Primiero 360 gradi propone una sinergia fra alcuni dei soggetti presenti nel territorio, come ad esempio l'Associazione Culturale Tona di Ghistrighi, che è promotrice dell'evento stesso. Poi ci sono le strutture ricettive, alcune aziende locali e la cooperativa Il Piccolo Principe. Per arricchire appunto la nostra offerta turistica, ci siamo fatti guidare dalla biblioteca intercomunale per aprire un piccolo spazio lettura riguardante sempre la sostenibilità e l'aria in generale, e ci siamo anche fatti aiutare da un altro indirizzo della nostra scuola, la classe 4 CAT, Costruzione Ambiente e Territorio, per costruire una gigantografia che verrà poi stampata sul plotter a grande formato. E abbiamo anche stampato delle magliette con il nostro logo. Che erano queste magliette? Erano le magliette che sono passate prima, sì. Okay. E vabbè, ovviamente quel giorno saremo anche presenti per l'accoglienza di tutto il progetto. E siamo stati anche curati i contatti con il signor Alberto Pasin, che è leader nel settore del Triveneto delle mongonfiere, che appunto che ha avuto già in classe, ha avuto modo di spiegarci questa particolare quanto entusiasmante attività. E la nostra referente del progetto è la professoressa Chiara Lucian, che è stata accompagnata dalla parte economica dalle docenti Francesca Pretti e Alessia D'Apro. Quindi voi avete prima l'applauso, perché te lo meriti tutto, brava, anche per la chiarezza espositiva, brava. E quindi voi avete curato praticamente tutte le fasi, diciamo, della progettazione, cioè dal logo, dalla progettazione del logo a tutte le... gli aspetti, diciamo, realizzativi? Sì, sì, abbiamo curato tutti gli aspetti appunto perché sia un progetto realizzabile e che poi si possa mantenere in futuro magari. E cosa, il bagaglio, diciamo, le esperienze che ti porti appresso di questo progetto? Beh, sicuramente le mie competenze sia relazionali, perché comunque non è facile gestire un gruppo di 15 studenti con tutti idee differenti e che molto spesso ci possiamo scontrare su idee e non essere mai d'accordo, quindi quello sicuramente. E poi appunto il progetto in per sé, la realizzazione di un progetto. Quando sarà realizzato potremo essere fieri di quello che abbiamo fatto sicuramente. Certo, quindi l'ideazione è portare a compimento un progetto. L'ideazione, siamo proprio partiti da un'idea così casuale, quasi irrealizzabile, che poi alla fine si realizzerà. Bene, brava, grazie. Noi finora abbiamo sentito le ragazze degli studi tecnici, però abbiamo anche due ragazzi, una ragazza e un ragazzo, che invece, dunque, sì, li abbiamo sentiti tutti, giusto? Abbiamo anche una ragazza e un ragazzo che sono invece delle laurea magistrale in management della sostenibilità e del turismo. Quindi Sara Mattei, iniziamo con te. A te chiedo, ho visto la tua scheda, tu avevi fatto la triennale in amministrazione aziendale, quindi cosa ti ha portato poi a virare, diciamo, potevi fare la commercialista, cioè invece a virare sul marketing, diventare manager, no, nel turismo, eh? Quindi il motivo. E poi che esperienze di tirocinio hai fatto in questo? Buongiorno a tutti, grazie mille per l'invito. Allora, io sì, sono laureata in amministrazione aziendale e diritto, il percorso triennale. Ho deciso, diciamo, di dedicarmi un po' al settore del turismo e scegliere l'indirizzo in management della sostenibilità del turismo, in particolare perché mi sono sempre sentita vicino alle tematiche della sostenibilità e all'amore per il mio territorio. E volevo, diciamo, avere l'opportunità di acquisire delle conoscenze mirate per valorizzarlo, dato che è un territorio, il Trentino, veramente vario, ricco, che nasconde anche a volte delle problematiche, e quindi, diciamo, frequentare questo corso di laurea mi ha dato gli strumenti per, diciamo, visualizzare meglio le problematiche e anche gli strumenti, diciamo, per risolverle, e non dimenticandoci appunto di
che il turismo, diciamo, si fa anche, diciamo, tenendo in considerazione il benessere del territorio, che è molto importante, e delle popolazioni che lo abitano. E diciamo che io mi sono poi dedicata a due tipologie di tirocini, ho fatto due tirocini, uno in collaborazione con la SAT, io e una mia collega abbiamo realizzato un'indagine per studiare il fenomeno che riguarda la frequentazione delle mountain bike sui sentieri alpini, e quindi questa problematica, diciamo, che è stata mossa dalla SAT risulta, diciamo, chiave, specialmente in quest'ultimo periodo dopo la pandemia, in cui questo turismo, diciamo, sportivo e attivo ha assunto particolare importanza, e quindi anche la SAT, diciamo, si è interessata ad approfondire questa tematica a livello, diciamo, numerico, quindi di dati oggettivi, e per trovare delle soluzioni anche con la provincia o con le aziende per il turismo per riuscire a diciamo, gestirlo meglio anche a livello, diciamo, di ambientale. E poi ho voluto proseguire e fare una seconda esperienza che ho concluso poco fa presso l'azienda per il turismo Garda Dolomiti, la sede di Riva del Garda, e ho voluto portare avanti, diciamo, anche quello che avevo acquisito durante il percorso di tirocinio con la SAT, e ho aiutato, diciamo, l'area project management, sono stata inserita lì per sviluppare, appunto, un questionario e poi in sé tutto un prodotto turistico che riguarda, appunto, il posizionamento di una nuova segnalettica per i turisti e i residenti che vogliono frequentare, diciamo, la zona del Garda Trentino, che è molto importante, anche una zona, diciamo, che dove il turismo sportivo la fa da padrona, e sviluppare, diciamo, questo nuovo progetto anche per gestire meglio i flussi sull'intero territorio dell'Alto Garda. E sono state due esperienze veramente utili che poi mi hanno spinto anche a sviluppare l'argomento nella mia tesi di laurea che sto tuttora scrivendo. Su quale sarà il tema? Il tema sarà appunto la gestione di questo fenomeno chiamato ciclo escursionismo, quindi il turismo della bici sui sentieri alpini, e diciamo qua le problematiche e a livello di gestione dei vari enti, anche per trovare una soluzione che li possa coinvolgere tutti assieme e migliorare la gestione in generale, anche per il benessere poi del territorio. Certo, ma molto interessante, vero? Che è sicuramente un turismo di nicchia che si sta sviluppando un po' in tutta Italia, questo, tra l'altro, per cui avere persone che hanno, diciamo, no, che manager che hanno la competenza, che appunto l'esperienza sul campo abbinata anche a un percorso di studi, sicuramente è un valore aggiunto, diciamo, no, per chi poi dopo potrà operare. Quindi in bocca al lupo per le... E adesso abbiamo l'unico ragazzo, diciamo, che è appunto Antonio Ferraro. Antonio, tu sei di Portici, sei originario di Portici. Esatto. Allora, inevitabile che ti chieda qual buon vento ti porta, appunto, qui a Trento, all'Università di Trento. Tu sei, appunto, prima hai preso la prima laurea in management delle imprese turistiche all'Università Partenope di Napoli, insomma. E cosa ti ha portato in questa zona, ecco? Innanzitutto, e quali buongiorno sono le tue a tutti. Prospettive, ovviamente, future, poi. Prego. Certo. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Diciamo, il motivo principale che mi ha spinto a venire qui in Trentino è sicuramente la scelta della mia laurea triennale, perché in quanto ho scelto comunque un percorso sul turismo, un tipo di laurea triennale già molto verticale sul turismo, grazie a questo percorso formativo ho avuto modo di conoscere un po' la realtà del Trentino, in particolare l'organizzazione turistica di Trentino Marketing e dell'organizzazione delle APT locali. Quindi, grazie un po' a questa conoscenza, ho deciso di approfondire ulteriormente la conoscenza della struttura organizzativa qui all'Università di Trento, in particolare per la laurea magistrale di Management della Sostenibilità del Turismo. Inoltre, questo corso di laurea magistrale è tra gli unici in Italia ad avere l'attenzione sia sul turismo che sulla sostenibilità, e questo è un valore aggiunto che non è comune in altri corsi di laurea. Per questo è stato per me un percorso abbastanza naturale venire qua. Inoltre c'è da dire che la mia scelta della laurea triennale non è stata proprio lineare, perché provengo da un liceo scientifico
infatti diciamo che è stata piuttosto travagliata la scelta della laurea triennale. Infatti, visto che colgo l'occasione che ci stanno tanti studenti degli istituti professionali qui, dei studi superiori e qua in platea, di invitarli a scandagliare il più possibile le opportunità che possono offrire le università, perché spesso tra i banchi di scuola non si possono conoscere sempre le opportunità che può offrire il mondo universitario e il mondo del lavoro. Infatti, invito tutti a questa ricerca. Diciamo che la mia esperienza formativa dovrebbe terminare l'anno prossimo, perché sto al secondo anno della laurea magistrale e già ho da poco terminato il tirocinio, che l'ho effettuato tramite un'azienda di consulenza di destination management e marketing situata a Macerata, ed è Xpirit. È un'azienda che si occupa principalmente della valorizzazione e della promozione dei piccoli borghi e dei piccoli territori. Ci spieghi che cosa vuol dire destination management, che è il settore, diciamo, no, che ti sì, allora diciamo più. È una disciplina piuttosto trasversale, in quanto appunto l'obiettivo è quello di gestire appunto le destinazioni, che sono i territori, attraverso appunto la promozione e la valorizzazione territoriale, ma non solo, comunque attraverso un'analisi del territorio, dei bisogni e sia del territorio in senso ambientale, ma soprattutto delle persone. Ovviamente è un po' un rompicapo il nostro lavoro, perché dobbiamo conciliare tutti i bisogni e tutte le aspettative con l'obiettivo comunque della valorizzazione e della promozione dei territori. Non è sempre semplice, però è una disciplina che mi ha sempre appassionato e che mi spinge tuttora a proseguire questo campo, perché personalmente quando a volte conosco delle realtà territoriali, delle realtà anche piccole che hanno necessità di essere promosse e valorizzate, personalmente mi appassiona molto questa questione. Infatti la scelta di intraprendere un percorso turistico è nata proprio dall'intenzione di valorizzare anche delle bellezze nascoste, delle gemme nascoste che sono presenti nel nostro paese, che spesso non sono valorizzate adeguatamente. Ma hai avuto un aiuto nell'orientamento? Cioè, chi ti ha fatto scoprire questo settore, appunto? C'è stato, sei stato aiutato nell'orientamento, per esempio, all'università precedente, qualcuno ti ha fatto, o è stato un tuo percorso, ci sei arrivato da solo? Allora, è una disciplina che io prima dell'università non conoscevo, infatti per questo invito soprattutto ai giovani di ben indagare il mondo universitario, e ho avuto la possibilità di conoscerlo durante la mia laurea triennale, quindi durante il corso proprio di Destination Management e Marketing ho avuto modo di conoscere la disciplina e la realtà trentina. Quindi, bene, insomma, prego, perché ti meriti. Insomma, questo primo giro sono molti spunti, no? Molti stimoli, questi ragazzi che abbiamo visto come con questi loro percorsi hanno, diciamo, sviluppato sia competenze contenutistiche che anche le cosiddette soft skills, cioè capacità relazionali, che sono altrettanto importanti poi, no, nel mondo del lavoro. Insomma, quali riflessioni ti vengono, diciamo, in mente alla luce delle cose che abbiamo sentito? Sicuramente loro si trovano, stanno entrando in un mondo del lavoro che sarà soggetto a enormi cambiamenti, probabilmente dovranno anche loro, come noi, reinventarsi più volte, no? Quindi guarda, Giorgio, però ti posso dire una cosa, mi sa che questi la sanno più lunga di noi, perché noi, commentando l'impostazione di questa mattinata, siamo partiti da una considerazione che abbiamo fatto qualche minuto fa, e cioè questi ragazzi vivranno un futuro di trasformazioni ad una velocità tale che ci impedisce oggi di predire quali saranno le condizioni in cui farete i professionisti, le professioniste del settore del turismo, dell'accoglienza tra 20 anni. E quindi, con un atteggiamento forse troppo paternalista, pensiamo chissà come faranno, e poi li senti. E io sono veramente colpito, infatti faccio due considerazioni, ma ve lo dico, sono considerazioni provvisorie, perché l'ascolto delle cose che avete detto richiedono poi invece una riflessione più approfondita.
Intanto sono colpito e vi ringrazio, ringrazio naturalmente il festival, ringrazio Giorgio, ringrazio voi soprattutto. Voi parlate con un orgoglio di quello che fate, con una confidenza che colpisce e che non è scontato. Siete un esempio, mi piacerebbe pensare che questo sia il profilo delle ragazze e dei ragazzi di questo paese. Intanto mi colpisce che c'è un filo rosso che collega tutto il vostro discorso, perché voi alla fine avete combinato un discorso, ed è la parola viaggio. E questa cosa mi colpisce per un motivo, perché tendenzialmente voi esordite dicendo l'ha detta per prima mia e poi è stata seguita da tutti gli altri. Noi abbiamo cercato un approccio in cui il dato dell'esperienza era più significativo della ricerca di un costrutto teorico, ora lo dico così. Quindi siamo andati a cercarci fuori di casa un'esperienza viaggiando attraverso le lingue, che sono comunque una sublimazione del viaggio a loro volta, possibilità per conoscere la vita. Avete parlato di altri stili di vita, mi ha colpito molto un'espressione che ha detto Silvia, un'espressione che usiamo tutti i giorni, però è una delle circostanze che ci troveremo, vi troverete sempre di più a dover affrontare. Ha detto: quando stavo lì in Spagna e poi ti capitava qualcosa e non è che potevo chiedere aiuto a chi l'avrei chiesto abitualmente, mi dovevo arrangiare. Ecco, io trovo in questo un elemento di forza straordinario e dico a voi: guardate che in realtà non è una fuga dalla teoria, secondo me c'è molta più teoria nel viaggio di quanto non pensiate. Forse la teoria si compone dopo, cioè il fatto che in un mondo che si presenta con tanta incertezza nel futuro e che quindi non ti rende immediatamente visibile una teoria su come funziona la società, diceva mi pare Sofia, a un certo punto ha usato questa espressione, studiamo per capire come funziona la società, quale sarà il lavoro che faremo, voi non vi arrendete di fronte a questo elemento e dite la vado a vedere, ci poggio i piedi sulla società, rischio, è stata usata a un certo punto anche la parola rischio, e in fondo penso una cosa, che se ci pensate sulla storia del viaggio, sul viaggio come concetto e come teoria, in fondo da più di 2000 anni il nostro vivere collettivo si basa. Una delle storie di viaggio con le quali tutti abbiamo costruito la nostra consapevolezza del modo in cui si vive e che studiate e che studiamo e che rileggiamo da grandi è la storia di un viaggio di un uomo che si chiamava Ulisse e che fa nella propria esistenza, cerca peraltro di tornare a casa, ma compie un grande viaggio, compie tante esperienze che lo mettono continuamente a rischio e poi alla fine riesce a tornare a casa. Quindi forse il viaggio non è solo un espediente. Insomma, voi cercate un viaggio perché nel viaggio c'è una teoria del modo in cui possiamo affrontare l'incertezza che ci abbiamo davanti, e poi voi ci componete tante cose molto puntuali, cioè abbiamo sentito parlare di progetti interessanti che funzionano, il viaggio in mongolfiera, una cooperativa che nasce, modelli di business o possibilità di lavoro, cioè voi siete di una concretezza straordinaria e quello che mi colpisce è che secondo me sotto questa concretezza scorre invece una visione del mondo, come può essere, come potrete essere, perché voi anche in qualche modo state sulla nave di Ulisse. L'unico, se volete, augurio che posso dare a voi e a noi è di differenziarvi in una cosa rispetto a Ulisse. Ulisse poi alla fine del viaggio è partito con un gruppo e torna da solo ad Itaca, invece io vi auguro di fare un viaggio con altre, con altri e con loro completarlo. Certo. Un altro aspetto che mi ha colpito tra le tante cose, a parte la loro capacità espositiva, che non è da tutti, insomma, davanti a una platea di 250
vostri colleghi, ma poi anche lo streaming, eccetera, avete una padronanza, sapere stare sulla scena di espositiva, anche una capacità espositiva non indifferente, quindi vuol dire che insomma il lavoro che è stato fatto anche in classe insomma è stato di alto livello. Ma quello che mi ha colpito è la sensibilità su un tema che è proprio che caratterizza queste generazioni, cioè i cambiamenti climatici. Quindi forse anche con la loro esperienza e con il loro punto di vista, i progetti che stanno facendo su questi temi sicuramente avranno una capacità di penetrazione tra le nuove generazioni, perché anche a livello di linguaggio, a livello probabilmente è un punto di vista diverso, non è quello di noi, no? Questo può avere una maggiore efficacia. Guarda, a me colpisce molto che quando loro parlano del lavoro parlano della vita. Allora, noi, lo dico per differenza da loro, siamo cresciuti abituati a pensare che c'era uno spazio di vita che era il lavoro e poi c'era la vita fuori dal lavoro. Peraltro posso dire è un'idea sbagliata anche, era un'idea sbagliata anche ai nostri tempi, perché non a caso noi abbiamo una Costituzione che dice che la Repubblica è fondata sul lavoro, perché la vita è il lavoro e il lavoro è vita. Ma voi ne parlate in modo evidentemente lineare, cioè parlate discutendo e raccontando di come vi formate per il lavoro, della necessità di conoscere luoghi, società, culture, stili di vita, tutti i termini e descrizioni che si utilizzano per parlare non solo del lavoro, ma del modo in cui si sta dentro il proprio sistema di relazioni. E questo lo dico proprio con la giacca di Inail, uno dei modi con i quali noi stiamo riflettendo sul modo in cui possiamo e dobbiamo nel futuro proteggere il lavoro dai rischi. Noi, scusate se lo dico usando una parola molto tecnica, noi siamo abituati in questo paese, anche INAIL, a parlare dei rischi del lavoro come se fossero rischi specifici. Rischi, se utilizzi la pressa, di schiacciarti una mano, e quindi a fronte di un rischio specifico interventi specifici: progetto la pressa che c'ha la frizione, do i soldi alle imprese per comprarsela, addestro il personale. In realtà quello che sta succedendo è che i rischi sul lavoro, oltre a quelli specifici, i rischi sul lavoro saranno sempre più i rischi della vita. Così è stato il Covid, così è il cambiamento climatico. La settimana scorsa in Romagna sono morte persone che stavano a casa loro, sono morti lavoratori che stavano intervenendo, certo. E noi lo vedremo nei prossimi giorni con le denunce di infortunio ad Inail. Il fatto che i rischi sul lavoro siano sempre di più per queste trasformazioni, i rischi del mondo che cambia, ma pensate al turismo. Prima, non mi ricordo chi diceva, qualcuno studiavamo anche il russo. Cioè, pensate a cosa significa per il turismo il fatto che da un momento in poi non c'è più il turismo russo, e quindi in quel quadrante d'Italia c'hai, se ce l'hai, una sostituzione, no, di un flusso di turismo da altri paesi, che significa altri stili di vita, altre domande, altre modalità di fruizione, no, di quel territorio dove voi lavorerete per offrire invece servizi turistici. A me sembra che voi invece partite già così, con una modalità che probabilmente è quella che caratterizza la vostra generazione, e che pensa in modo longitudinale quello che ci sta trasformando: il clima, il digitale. Forse voi il digitale, come dire, la trasformazione la vedete meno di noi, perché ci sono nati sì, siete già nati trasformati da questo punto di vista. E per voi forse, e può darsi che sia un auspicio, no? Avete già una postura migliore della nostra nell'affrontare queste tematiche, in particolare questa del cambiamento climatico, che sarà per voi una enorme sfida. Però voi ci state raccontando che la vivete con un protagonismo, certo, e con un'iniziativa vostra che non è scontata e io trovo interessantissima e meritevole. Cambiamento climatico e intelligenza artificiale, cioè rivoluzione digitale. Pensate che, cioè, io lo vedo per esempio per il giornalismo, ma chiunque noi nella propria professione
l'impatto che può avere una cosa come intelligenza artificiale sul lavoro che ci immaginiamo del futuro e quante variabili, quanti posti di lavoro che conosciamo adesso verranno meno, perché verranno sostituiti dalla macchina, e quanti altri se ne creeranno, quante altre opportunità si creeranno di qui ai prossimi anni. E proprio questo secondo giro vorrei un po' farlo, siccome il titolo nostro oggi è Il lavoro che mi aspetto, chiedendo rapidamente un po' a tutti e nove le nostre e i nostri interlocutori che lavoro si aspettano e proiettati sul futuro, iniziando da Mia, proiettandosi sul futuro, che lavoro ti aspetti e se vedi il futuro più come un'opportunità o più come una minaccia, insomma, i cambiamenti che stanno accadendo, i due grossi cambiamenti che sono appunto i cambiamenti climatici e appunto la rivoluzione digitale con quello che comportano. Prego. Ma diciamo che non ho un'idea concreta e specifica del lavoro che mi aspetterò io in futuro. So solo che crescendo con gli strumenti che riescono ad informarci su quello che succede nel mondo, succede tra mezz'ora, tra un anno anche, sicuramente noi giovani possiamo fare questo grande regalo ai nostri eredi, ovvero lasciare dei valori nuovi, delle nuove consapevolezze di ciò che sarà appunto quello che loro dovranno andare poi ad affrontare, che siano nuovi cambiamenti, appunto nuove minacce che ci saranno sicuramente in futuro, però lasciare un insegnamento, quindi porre a loro anche i nostri strumenti che stiamo utilizzando adesso e insegnare loro come fare per poi affrontare questi problemi, sempre con determinazione e, come ho detto prima, ripeto, con resilienza, perché è una cosa veramente fondamentale saper affrontare qualsiasi tipo di problematica che ci si presenta davanti. E questo noi siamo agevolati a questa cosa grazie ai nostri docenti, ma anche alle nostre famiglie che ogni giorno cercano di proiettarci appunto verso il nostro futuro, che è a due passi, perché il nostro futuro è anche tra un'ora, tra due. E dunque il segreto è proprio il fatto di essere consapevoli di ciò che si sta facendo, le azioni che stiamo compiendo adesso e poi portare avanti dei valori nuovi alle persone che appunto saranno poi dopo di noi. Un lavoro concreto non lo trovo adesso, però penso che questa sia la mia missione, quella che ritengo più importante. Grazie, grazie. Sofia, anche a te la stessa cosa, voglio un po' capire che lavoro ti aspetti e guardando e proiettandoti nei prossimi anni se predomina in te la paura del cambiamento oppure le opportunità che vengono anche poi dal percorso formativo, le esperienze che hai avuto. Prego. Allora, naturalmente frequentando una terza superiore le idee chiare ancora non ci sono. Sicuramente paura del futuro è normale che ci sia, però come è stato detto più volte è fondamentale che ci sia coraggio, perché alla fine un futuro ci sarà per tutti. La nostra scuola sicuramente ci ha aiutato molto, ci sta aiutando molto a capire che direzione prendere con progetti. Ad esempio quest'anno e l'anno scorso ci siamo incentrati a approfondire due tematiche molto importanti, che sono l'accessibilità e la sostenibilità, e nel quali abbiamo diciamo delineato le caratteristiche, cioè cosa significa accettare le persone con disabilità o con difficoltà, quindi anche in questo caso serve un'ottima formazione. E nel caso della sostenibilità l'abbiamo improntata sul turismo, cosa significa rendere un'azienda green, quali sono le caratteristiche per renderle green, ovvero la riduzione dei rifiuti,
ad esempio nel settore della ristorazione è molto importante adeguare i menu e renderli sostenibili. Queste sono caratteristiche fondamentali per rendere le aziende green. Molte aziende si definiscono green quando in realtà queste caratteristiche non le hanno. Quindi il nostro pensiero, essendo che noi non abbiamo ancora un'idea chiara di ciò che vogliamo fare noi, è cercare di guardare al futuro e cercare delle possibili figure lavorative future che si occupano di queste due tematiche. E la nostra soluzione nell'ambito sempre turistico dell'accessibilità è quella di trovare una figura che sappia formare le altre persone a cosa significa accessibilità, avendo conoscenze sia in ambito turistico che in ambito socio-cognitive. Esistono già delle figure che conoscono queste tematiche singolarmente, però non ce n'è una completa. Invece, per quanto riguarda la sostenibilità, ci siamo resi conto che c'è ancora troppa poca cultura su questa tematica. Quindi la soluzione che abbiamo trovato è stata quella di, secondo noi, la cultura dovrebbe essere già insegnata nelle scuole primarie, non soltanto come materia facoltativa, ma come materia obbligatoria, in maniera tale da poter dare un'infarinatura generale già ai bambini piccoli, che crescano già con l'idea. Un'altra figura, secondo noi importante, sarebbe l'aggiunta di una persona che si occupi di sostenibilità in tutte le aziende, in maniera tale da poter coordinare ed educare tutte le persone che lavorano al suo interno. C'è, diciamo, ci sono, Sofia ha già un po' delineato quelli che sono dei filoni, no, che si stanno già sviluppando, il responsabile della sostenibilità aziendale, aziende che si fanno certificare per anche politiche anche che incentivano questo tipo, questa linea di indirizzo. Questa è la, diciamo, la parte, accanto alla parte disruptive, la parte distruttiva, se vogliamo, provocata dall'innovazione, dalla rivoluzione tecnologica, c'è anche tutta una parte di nuove opportunità che tu giustamente stavi delineando, nuove sensibilità che danno luogo a nuove professioni, per esempio, a nuove figure professionali. Quindi, ecco, vorrei sapere appunto se questo approccio è condiviso anche da Federica. Sempre appunto con un occhio rivolto al titolo, no, di oggi del nostro convegno, cioè di come vedi il tuo lavoro nel futuro. Prego. Allora, nel mio futuro sicuramente vorrei lavorare nel mondo del turismo e quindi continuare in questo ambito che per 5 anni è stato fondamentale e mettendo così in pratica tutte le conoscenze e le nozioni che ho imparato appunto. E, l'anno scorso ho partecipato a un'alternanza scuola lavoro che mi ha permesso appunto di immergermi nel mondo del lavoro e appunto nell'ambito turismo, e ho lavorato come receptionist in un albergo e ho capito grazie a questa esperienza che è proprio questa la strada che voglio seguire e quindi appunto mi piacerebbe continuare questa strada, magari continuando anche a e lo studio delle lingue e quindi provando anche a lavorare in diverse zone del mondo, anche Europa, comunque andare in altri luoghi proprio per approfondire le mie conoscenze linguistiche e appunto approfondire questo tema. Condivido quello che hanno detto le altre ragazze e appunto il futuro fa paura a tutti, ma non bisogna per forza e partire con questo pensiero, insomma, di aver paura del futuro, ma prenderlo con, insomma, cioè riuscire a immergersi al meglio in questo mondo. E personalmente dopo il diploma vorrei proseguire con un percorso di laurea triennale in Alto Adige, ovvero management del turismo, dello sport e degli eventi, quindi appunto sempre nell'ambito del turismo, proprio per approfondire sempre le mie conoscenze linguistiche, in quanto questo corso presenta un piano di studi trilingue e quindi oltre all'italiano la possibilità di studiare anche in tedesco e in inglese contemporaneamente.
e quindi un aspetto insomma questo delle lingue, appunto poi gli altri due anni successivi della laurea riguarda più una scelta autonoma e riguarda la specializzazione in eventi, in creazione di eventi, oppure buttarsi più sull'ambito dello sport. E quindi appunto dopo questo percorso triennale di laurea appunto mi vedo sicuramente in un lavoro nel mondo del turismo e ecco insomma questo. Bene. Non mi sembra che, diciamo, insomma, anche una ragazza molto col piedi per terra che già ha un suo percorso. Insomma. Silvia, anche a te chiedo come dove vedi il tuo futuro, che lavoro prevedi per il futuro e appunto preoccupazioni ma anche opportunità. Qualcosa, diciamo, ci sono elementi che ti spaventano, ma prevale una visione positiva del futuro o il timore, diciamo, del cambiamento? Prego. Prevale la parte positiva, ma perché sono abbastanza positiva io come persona, poi ovviamente le paure ci sono. Non si sa mai cosa succederà in futuro, non lo possiamo sapere. E io in realtà ho una visione molto netta di quello che voglio fare, voglio diventare una manager di un'impresa che abbia relazioni internazionali. Infatti a me piacciono tantissimo le lingue, come ho detto, e sono già entrata all'università, insomma ho fatto il test e faccio Economics and Management, che è economia e management però in inglese. Questo dove? A Trento, okay. Sì. E quindi diciamo che ho già una bella via, esatto. Ho individuato la mia strada, che però ovviamente potrebbe cambiare, non lo so ancora, vedremo. E comunque secondo me è importante la sostenibilità, quindi spero che in futuro si continui con questi progetti sostenibili, perché abbiamo un patrimonio e noi l'abbiamo ereditato dal passato, abbiamo un patrimonio formato sia da risorse naturali che anche dalla cultura, dalle tradizioni, dal modo di comunicare. Abbiamo il compito di mantenerlo e quindi di portarlo anche alle generazioni future. E insomma su questo mondo ci dobbiamo vivere, quindi in un modo o nell'altro dobbiamo farlo bene. Giusto, mi sembra un approccio molto sensato. Samantha, dici appunto tu il lavoro che vedi del tuo futuro e il tuo prossimo percorso, quale sarà, se universitario o invece appunto direttamente nel mondo del lavoro, prego. Come avevo aggiunto prima, continuerò con giurisprudenza, esatto. Non so bene come sarà il futuro del turismo, perché penso che si creerà con piccoli tasselli di miglioramento comunque, che cambieranno ovviamente nel corso del tempo, però con i miei studi, diciamo, in questi 5 anni e le mie esperienze lavorative ho comunque visto delle tendenze nei clienti, quello che chiedono, che sarebbe comunque turismo sostenibile, turismo responsabile, cosa che studiamo ogni giorno in tutte le scuole di turismo, e degli itinerari un po' più personalizzati, rari e unici, è quello che chiedono appunto oggi i clienti, e noi come imprenditori, diciamo, del turismo dobbiamo offrirglielo nel modo migliore possibile, anche perché il turismo si basa su un fattore umano, perché alla fine le strutture turistiche ricettive possiamo costruirle ovunque, però il fattore umano non possiamo costruirlo, il fattore umano siamo noi, i prossimi lavoratori, e anche il territorio fa la sua parte, però noi soprattutto dobbiamo impegnarci, perché comunque il turismo è fatto di eventi, diciamo, di imprevisti, che possono essere positivi o negativi, come per esempio appunto il Covid, eventi geopolitici, crisi economiche, però chi meglio di noi appunto del turismo, che studiamo turismo, può comunque andare a lavorare e portare, diciamo, in positivo questi eventi, proprio questi, certo, imprevisti. Certo. Beh, due cose, prego. Anche questa ragazza che è molto chiara, esperienza personalizzata, no? Lo sviluppo di questo filone, ed è vero, sempre più, sì, no? Questo è un filone sicuramente di sviluppo. E poi l'aspetto umano, che è vero, perché la macchina potrà, come dire, sostituirci in tante come dire, procedure standard, automatizzate, ma c'è un qualcosa che è insostituibile, che è il rapporto umano,
che in qualsiasi tipo di professione comunque è un valore aggiunto insostituibile da parte della macchina. Mirela, anche a te chiedo, appunto tu ci hai detto prima che hai un percorso molto, molto chiaro, io a Milano, l'università, eccetera, e dove vedi poi il tuo lavoro? Hai anche una propensione, diciamo, anche a spostarti, insomma, non hai problemi anche a spostarti nel territorio, ma ecco, per te il lavoro che ti aspetti poi? Allora, sicuramente è un lavoro che rientra nell'ambito del turismo, perché comunque continuo anche in un percorso universitario legato al turismo, quindi certo, è un percorso che comunque mi piace e vorrei continuare a coltivare anche in futuro. E non so di preciso che lavoro fare, però di certo l'esperienza di alternanza scuola-lavoro che ho fatto come receptionist in un albergo mi ha convinto di questa strada, mi ha convinto, mi piace anche l'interazione umana che c'è, e quindi mi ha dato ulteriori motivi per continuare su questa strada. E quindi di certo mi vedo nel turismo, anche cambiare sicuramente paese è un'opzione, infatti non penso che lavorerà magari in Italia, cioè non sono sicura che rimarrò qua, o sono aperta anche alla possibilità di poter cambiare magari stato sia in Europa sia magari anche in altri continenti. E ovviamente anche ho scelto anche la Ulm come università anche perché è molto concentrata sul turismo, ha molti progetti sulla sostenibilità, e quindi essendo un tema molto attuale, comunque la sostenibilità è molto importante, anche il fatto che loro promuovano questi progetti mi ha anche invogliato a sceglierli, anche comunque a poter trovare qualche soluzione anche per coltivare il turismo, ma anche per cercare di renderlo più sostenibile, anche per evitare questo problema climatico che sta succedendo comunque. Certo. Ognuno può dare il suo contributo, no? In ogni settore, diciamo, può dare poi il suo contributo con un approccio, diciamo, settoriale al tema più grosso che è quello del cambiamento climatico. Giulia, anche a te chiedo la stessa cosa. Che lavoro vedi per il tuo futuro? Dove ti vedi? Le mie aspettative future sono sicuramente quelle di proseguire il mio percorso di studi per essere più preparata possibile al mondo del lavoro. Per questa cosa ringrazio anche la mia scuola che offre dei percorsi di alternanza scuola-lavoro in vari settori, sia in Italia che all'estero. Durante l'estate scorsa io ho fatto un periodo di alternanza scuola-lavoro presso la PT locale, che mi ha aiutato a capire se è veramente la mia strada, se è quello che voglio intraprendere, se ho fatto la scelta giusta della scuola. Devo dire che ho scelto anche la mia scuola perché alle spalle ho i genitori che hanno un'attività già avviata nel settore turistico, che mi ha sempre affascinato fin da piccola questo settore, e quindi ho deciso di intraprendere, e fino ad ora vedo che comunque mi piace e penso proprio che sarà il mio futuro. Quindi tu vedi... Prego. Anche tu. Quindi il tuo futuro potrai portare avanti l'azienda di famiglia sostanzialmente, però con un approccio che è quello, che è tutta la formazione che hai avuto. Sì, durante gli anni di scuola e i miei percorsi che saranno poi futuri. Grazie, grazie. E adesso sentiamo invece i nostri due universitari, perché anche a voi, ecco, che lavoro ti aspetti? Che futuro, proiettandoti poi nel futuro, prevale la preoccupazione per te o prevalgono le opportunità che si potranno offrire dei cambiamenti in atto? Sì, anch'io sono abbastanza positiva, quindi per me prevalgono le opportunità, e diciamo che mi aspetto un futuro e un mondo del lavoro in continuo cambiamento, e quindi dobbiamo imparare, diciamo, ad essere maggiormente flessibili, come si diceva prima, resilienti noi giovani e specialmente intuitivi. Noi in particolare siamo preparati, cioè alla fine di questo percorso di laurea, a diventare dei manager, cioè delle persone che comunque occuperanno delle posizioni, dovranno prendere delle decisioni e mediare anche tra le varie, diciamo, entità, tra le varie personalità in gioco. E personalmente io vorrei, diciamo, trovare lavoro qui nel mio territorio e, diciamo, con le mie competenze riuscire a sostenerlo, e quindi ciò non toglie che però farò magari qualche esperienza all'estero anche per allargare un po' gli orizzonti, conoscere anche nuovi metodi di gestione e relazionarmi anche con differenti personalità. E comunque, diciamo che grazie, ecco, anche al corso di laurea che stiamo finendo di frequentare,
diciamo, riusciremo sicuramente a trovare il nostro futuro e a, diciamo, amare anche il settore nel quale stiamo studiando. Ecco. Grazie. Antonio, tu ci hai detto già che dove ti vedi nel prossimo futuro, destination manager, giusto? Sei aperto anche tu, per esempio, anche a spostarti, andare a lavorare in altre nazioni, oppure sei... E poi in te prevalgono le paure, se proiettate sul futuro, oppure consideri le opportunità che si potranno aprire? Bene, allora, attualmente ho la fortuna di essere già inserito nel mondo del lavoro. Diciamo che ho la fortuna di lavorare in un'azienda che mi permette anche di effettuare gli spostamenti in giro per l'Italia. Diciamo che per il momento l'opzione estera non la contemplo, quindi ho il piacere di continuare a lavorare in Italia e per l'Italia. E diciamo che il mondo del lavoro futuro sarà molto diverso da quello del mondo attuale. Infatti il mondo del lavoro che ora noi neolaureandi troveremo davanti sarà completamente diverso rispetto a quello che i giovani qui presenti in sala troveranno tra 5, 6, 7 anni, in quanto appunto abbiamo la possibilità, cioè, di interfacciarci con nuove opportunità che possono derivare ad esempio dall'intelligenza artificiale, dal metaverso, dalle nuove tecnologie, ma abbiamo anche tante minacce da cui possono derivare opportunità lavorative come il cambiamento climatico. Quindi ovviamente qualunque aspetto va valutato sia nei termini delle minacce e delle opportunità in base a come le si affronta. Quindi, visto che è incerto il futuro, la cosa che penso è che il percorso formativo e poi anche il percorso lavorativo sia proprio un percorso, un viaggio, come prima si è detto. E quindi non è tanto importante la meta, ma è importante appunto il processo, il viaggio. Quindi, più che pensare a cosa farò in futuro e come cosa farò nel presente per il mio futuro. Chiudo dicendo che mi auguro che in futuro ci sarà sempre di più una maggiore attenzione al benessere, al welfare dei dipendenti e delle persone, cosa che magari già ha cominciato ad emergere durante il periodo del Covid. Certo, no. Beh, tracciando un po' le conclusioni di questo, anche di questo secondo giro, di questa... Insomma, io mi sono segnato una serie di cose, il valore dell'esperienza umana, l'interazione umana, la propensione, diciamo, un atteggiamento aperto al cambiamento, una delle parole più ricorrenti è la resilienza, no? La flessibilità e comunque una visione del futuro, mi sembra, da parte di queste ragazze e questi ragazzi, che, diciamo, contempla le minacce, i pericoli, però... No, forti, diciamo, della formazione, dei percorsi formativi che hanno avuto, sono, insomma, mi sembra che sono pronti comunque alla sfida. Cosa ne pensi? Che conclusioni ti vengono rispetto al quadro che... Sì, anche in questo caso ti direi che forse il futuro fa più paura a noi che a loro, ma su questo ci torno perché prima vorrei fare un apprezzamento sincero, non l'ho fatto prima, alle istituzioni formative da cui venite. Cioè, voi raccontate una scuola bella, una scuola che funziona, parlate della scuola o dell'università che state vivendo in modo straordinario e quindi, siccome ci sono qui professoresse, professori, complimenti, fate un lavoro che è bellissimo, che non è facile e lo fate bene. Se il prodotto del lavoro che fate è questo. Naturalmente lo fate in un territorio che è forte, perché si sente la forza di questo territorio nel modo in cui voi ne parlate e anche nel modo in cui progettualmente ed emotivamente affermate di volervene prendere cura, e questo è bellissimo ed è proprio l'approccio giusto rispetto al tema del cambiamento climatico, certo, di come trasformerà anche questo territorio e come dovrete essere capaci di accompagnare questa trasformazione. Il turismo è un grande valore, il turismo, se non è gestito bene, può generare esternalità su un territorio importante, insomma, anche da romano. Leggo, diciamo, il dibattito sul numero chiuso del turismo dolomitico, insomma, ecco, per fare un esempio. E allora,
Fate bene a non avere paura, guardate, benché forse noi adulti possiamo covarla più di voi, ma fate bene, perché in fondo il presente è migliore del passato e quindi non è detto che il futuro non sia migliore del presente. Noi viviamo di più di quanto vivevano i nostri padri, ci curiamo meglio e ci cureremo meglio, sempre meglio. La fame nel mondo, che era uno dei grandi temi ed è tuttora un tema importantissimo della nostra infanzia, ma è uno di quegli indicatori di come va il pianeta, che ha segnato nell'ultimo decennio un trend di miglioramento. Siamo un paese in cui l'accesso alla cultura è più diffuso, quindi il futuro è incerto, non è detto che sia peggiore, ma l'incertezza, intanto a naso direi l'incertezza a voi non dispiace tanto, perché se uno ha paura dell'incertezza non vede l'ora di salire su un aereo o su un treno e andare a esplorare un posto che non conosce, se ne rimane, diciamo, nella sua casa e nella sua città. Quindi in qualche modo mi sembra che voi, il tipo di scelta che avete fatto con la scuola, vi porta a essere ragazze, ragazzi e adulti pronti a godersela pure l'incertezza, coi rischi che c'ha e con le sorprese belle che c'ha. E poi direi che davvero nel protagonismo che voi ci avete raccontato ci stanno anche, cioè ci avete proprio indicato alcune chiavi puntuali rispetto a discussioni che a noi sembrano incombenti e anche terribili, e voi invece avete posto dei temi che sono molto interessanti. Ne parlava prima Giorgio quando parlava di intelligenza artificiale. Questo è sicuramente uno di quei filoni di trasformazione del futuro che cambierà di più il modo in cui lavoreremo, e più di quanto non abbiano cambiato le trasformazioni tecnologiche i lavori che abbiamo conosciuto quando le macchine sostituivano lavori faticosi. L'intelligenza artificiale trasformerà il lavoro dei professionisti, dei giornalisti, certo, dei manager, certo, dei contabili, dei progettisti, degli architetti. Però voi avete detto una cosa interessantissima, è che, guardate, non so se l'avete fatto apposta perché è tornato in più di un intervento, ma è proprio una delle discussioni quasi filosofiche che in questo momento si sta facendo nel mondo sull'intelligenza artificiale e l'uomo, ed è il fatto che al dunque l'intelligenza artificiale per oggi non è altro che una potenza di calcolo tendente all'infinito. Ma noi ci abbiamo qualcosa che nessuna macchina con una capacità di calcolo straordinario potrà mai avere, che è la capacità di conoscere attraverso l'esperienza, attraverso i sensi. E quando voi parlate di personalizzazione di un percorso turistico, personalizzazione dell'offerta turistica basata sulla capacità di progettare una relazione, no, di una certa qualità, state parlando di qualcosa che almeno per i prossimi 100 anni, quindi forse possiamo infischiarcene, nessuna macchina sarà in grado di fare. E voi potrete, se sarete bravi, come mi sembra diciamo ci dimostrate di poter essere, sfruttare allora il potenziale di trasformazione tecnologica, il valore aggiunto che quella capacità di calcolo ci darà, ma senza che questo ci sottragga qualcosa che invece appartiene all'uomo, alla donna, alle persone, e che voi già individuate come qualcosa su cui progettare il modo di essere professionisti del domani. L'ultima cosa che mi colpisce è che quando noi eravamo giovani e pensavamo a una domanda come quella che gli hai fatto tu, che cosa pensate di fare, come vi vedete nel futuro, noi chiamavamo una professione con un nome proprio: faccio l'architetto, faccio il medico, faccio l'artigiano, e voi invece dite mi occuperò del cambiamento climatico, mi occuperò del turismo, farò il manager. Voi già praticate una duttilità mentale che è il frutto di un atteggiamento resiliente. Bravi.
Io non aggiungo altro perché abbiamo sforato di 4 minuti, posso solo limitarmi a dire brave, bravi, avete un'ottima capacità espositiva, grazie alla vostra capacità e anche alla preparazione che arriva da parte anche degli insegnanti e appunto anche della vostra, sia degli studi tecnici che dell'università, e grazie a voi anche per l'attenzione che avete avuto. Grazie ad Andrea per la pazienza e gli stimoli. Grazie. Bravissimo.